Ben ritrovati, tanti gli argomenti all'interno del nostro TG, ma cominciamo dai titoli. Si sposta a Catanzaro la protesta degli OS della Coop Service, presidio davanti la sede della cittadella regionale, chiedono l'internalizzazione dei servizi e lo stop ai licenziamenti. Autostazione di Cosenza insicura per i cittadini, viaggiatori e autisti di bus, lo denuncia il sindacato, compile FAISA, la questura intensifica i controlli. No all'ampliamento della discarica di Crotone, il Movimento 5 Stelle contesta l'ordinanza della regione sui rifiuti. Storica visita a Corigliano Rossano del patriarca Bartolomeo I, capo della Chiesa Ortodossa Mondiale, la città punto di congiunzione tra le chiese d'Oriente e Occidente. Andrea Paterna, il nuovo comandante della Legione Carabinieri Calabria, subentra al generale di brigata Vincenzo Paticchio, a Catanzaro cerimonia per l'avvicendamento. Beni per 1 milione di euro confiscati a Giovanni Battista Cacciola, detenuto affiliato all'omonima cosca. Il centrocampista senegalese Kanoté è una delle rivelazioni dell'inizio di stagione dei rossoblù. Il gioiellino del Pescara promette un pronto riscatto dei lupi. Intanto il direttore sportivo del Crotone Ursino elogia il lavoro della società alla vigilia della sfida contro la Cremonese. Ancora ben ritrovati dalla redazione del TG Ten in primo piano. Ancora i problemi dell'occupazione, la protesta degli operatori sociosanitari che per giorni abbiamo seguito a Cosenza si sposta a Catanzaro. C'è stato il sit-in dinanzi la cittadella regionale. Intanto gli operatori chiedono lo stop ai licenziamenti e certezze per il proprio futuro occupazionale. Vediamo. Gli 80 OS della Coop Service continuano la protesta per difendere il loro posto di lavoro. Dopo giorni di presidio davanti ai locali che ospita la direzione generale dell'azienda ospedaliera di Cosenza, dopo essere saliti sul tetto dell'edificio, oggi hanno raggiunto il capoluogo di regione per un sit-in davanti alla sede della cittadella regionale. Sono stanchi, stremati, ma continuano a chiedere rassicurazioni sul loro futuro occupazionale. Accanto a loro i vertici regionali dei sindacati. Non si può continuare a colpire il lavoro dipendente, famiglie, lavoratori, lavoratrici, famiglie con figli che in questi anni hanno sopperito alle mancanze della sanità, e continuare a lasciare tutto ciò che ha portato al fallimento alla sanità, dalle forniture, ai servizi, alla manutenzione, agli appalti, nella gestione, nella pacchia che continua a esserci. È chiaro che se questa era la volontà di questo governo di risolvere le cose, non va. Noi siamo intervenuti, abbiamo chiesto alle nostre strutture nazionali unitariamente un intervento presso il Ministero della Salute perché si intervenga in Calabria a porre fine a questo decreto sanità che doveva risolvere i mali, invece li ha incancriniti. Anche i sindacati dunque sollecitano l'intervento del ministro Speranza per affrontare e risolvere i tanti problemi che interessano la sanità calabrese e sollecitano l'apertura di un tavolo con il commissario Cotticelli. Abbiamo chiesto a Cotticelli di essere sensibile, ad oggi purtroppo non ha aperto il tavolo con le categorie come aveva promesso qualche mese fa, quindi oggi chiediamo anche attraverso il prefetto di Catanzaro, abbiamo sentito la deputazione parlamentare calabrese per intervenire al Ministero della Salute e convincere il commissario Cotticelli di aprire questo tavolo con le categorie e le confederazioni per fare un'analisi su quella che è la situazione delle vertenze. Abbiamo tantissimi lavoratori in scadenza di contratti, sia per quanto riguarda i tempi determinati con le ASP, sia per quanto riguarda i servizi esternalizzati. Non si può agire a stralci, bisogna fare il punto complessivo della situazione, di quanto è questo precariato in Calabria, e lavorare anche per internalizzare i servizi. Lo avevamo denunciato qualche settimana fa, erano stati a dire il vero i negozianti dell'autostazione a Cosenza a lanciare l'allarme e dire che il luogo era insicuro. Oggi anche cittadini, viaggiatori, autisti di bus sostengono questa denuncia e avvalorano quello che è una presa di posizione del sindacato Compiles FAISA. La questura intanto intensifica i controlli. Vediamo. È uno dei luoghi più frequentati della città di Cosenza. Nata nel 1961, l'autostazione è stata negli ultimi decenni un punto di riferimento per pendolari e viaggiatori.
Attorno alle corsie sono sorte numerose attività commerciali che il costante flusso di persone ha reso fiorenti. La crescita è stata continua fino a qualche tempo fa, quando la parabola è diventata discendente, non solo per la crisi economica, ma anche per il declino dell'area, problemi di sicurezza e di igiene che lamentano gli esercenti, viaggiatori e dipendenti delle ditte di autotrasporto, denunce raccolte dal sindacato Confile Faisa, che ha messo insieme le voci di chi vorrebbe un restyling e un rafforzamento dei controlli all'interno della struttura. Ormai questo problema perdura da molto tempo, anche qualche anno, insomma. E noi come Confile abbiamo voluto dare un contributo per cercare di risolvere questa situazione, perché sta diventando sempre più difficile. Il nostro obiettivo è di migliorare almeno in primis la sicurezza per i cittadini, per le tante persone che comunque frequentano l'autolinea, non solo insomma chi prende gli autobus, ma anche chi vive nella zona e anche gli stessi commercianti. Ci dovrebbe essere proprio un punto di stazione di polizia. Ci sono alcuni uffici aziendali delle Ferrovie della Calabria in cui è possibile stabilire e creare una postazione per la stazione di polizia, ovvero vicino alla barriera dove transitano gli autobus. La questura di Cosenza ha intensificato la propria azione nella zona, predisponendo dei servizi appositi da tra le corsie. Anche il progetto Blu nell'estate ha interessato la struttura, che rappresenta un luogo sensibile da tenere sotto controllo costante. La zona dell'autostazione è una zona problematica, effettivamente, dove si concentrano ancora di più i nostri interventi, i nostri controlli. E chiaramente una città come Cosenza, che pur non essendo vastissima come estensione, è una città che presenta un'attività di movida, di attività culturali, di presenza di giovani la notte, molto importante, e chiaramente comporta dei problemi che cerchiamo di risolvere. È chiaro che ci sono delle zone un pochino più problematiche, come può essere appunto la zona dell'autostazione, dove però abbiamo intensificato i controlli delle macchine, delle pattuglie. Il Movimento 5 Stelle dice no all'ampliamento della discarica di Crotone. Lo fa in una conferenza stampa, contesta l'ordinanza regionale e non firma il documento portato all'interno del consesso municipale dal sindaco pugliese. Vediamo. No all'ampliamento della discarica di Columbra, per come previsto dall'ordinanza regionale. La presa di posizione di due consiglieri d'opposizione a Crotone, che non hanno firmato il documento proposto in consiglio comunale il 16 settembre scorso. I due, Andrea Correggia e Ilario Sorgiovanni, nel corso di una conferenza stampa hanno puntato l'indice contro gli amministratori locali e regionali e promosso una manifestazione di piazza. Nella città di Crotone, per quanto riguarda l'ambiente, questa amministrazione non ha fatto nulla. È la stessa cosa a livello regionale: la consigliera Sculco ha fatto ben poco per difendere gli interessi della città di Crotone per quanto riguarda la discarica e la situazione degli ATO. Quindi vediamo un sindaco isolato che cerca di farsi scudo appunto dei consiglieri comunali. Noi proponiamo domenica, noi stiamo dalla parte dei cittadini, quindi domenica 22 alle ore 19 in Piazza Europa a Paparinice, che è un luogo simbolo per questa battaglia, chiediamo insomma la partecipazione dei comitati, di associazioni e dei liberi cittadini che vogliono discutere di questa situazione, prendere coscienza, perché questa è la cosa più importante, e eventualmente valutare alcune azioni che possono andare dal ricorso al TAR a qualche manifestazione o anche interpellanza al ministro Costa. Ci si è spinti oltre, definendo il documento portato nell'assise municipale una farsa e bollando la battaglia del sindaco pugliese come fuorviante e non vera. Il documento che è stato sottoposto al Consiglio Comunale viene dopo l'accettazione dell'ampliamento, e abbiamo accettato anche, il sindaco ha accettato anche, che questo ampliamento possa essere utilizzato da tutta la Regione Calabria, i famosi 120.000 metri cubi, e questo conferimento sia in modo continuativo autorizzato fino a giugno dell'anno prossimo. Quindi vuol dire che non sono realmente 120.000 metri cubi, ma se ne sono molti di più. Sono stati un po' nascosti tra le carte, un po' tenuti sotto soglia, sotto il tappeto.
noi non ci stiamo a queste finte opposizioni, a queste levate di scudi quando ormai tutto è stato deciso. La città è ormai, come devo dire, infestata dai rifiuti, abbiamo una discarica che è satura. Le altre notizie nelle nostre brevi di cronaca. È stato tenuto a bada, anche con l'ausilio di un Canadair, un incendio divampato questa mattina nel territorio di Castrolibero. Il rogo ha interessato un'area molto vasta, estendendosi per due contrade. Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza, che hanno lavorato a lungo per tenere sotto controllo le fiamme ed evitare che raggiungessero le zone abitate presenti nelle vicinanze. Lo chiamano Lupin perché a diversi precedenti il 28enne è arrestato dai carabinieri di Corigliano Calabro per furto aggravato. La centrale operativa è stata allertata da un cittadino di Schiavonea che ha notato un furto in atto in un rinomato locale estivo, sito sul lungomare. L'uomo si era introdotto nel locale scavalcando la recinzione e stava asportando decine di bottiglie di liquori e alcolici. Il 28enne era stato scarcerato appena 3 giorni prima dalla misura cautelare degli arresti domiciliari per analoghi reati. Beni immobili e immobili per un valore complessivo di circa 1.100.000 euro sono stati confiscati dai carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria a Giovanni Battista Cacciola, di 55 anni, di Rosarno, attualmente detenuto. Cacciola è ritenuto affiliato all'omonima cosca di Rosarno. La confisca trae origine dalle indagini che hanno portato alla luce l'esistenza di un gruppo criminale dedito alla commercializzazione di droga con ramificazioni anche nel nord Europa. I beni confiscati sono un'azienda agricola, un bar, 4 immobili, alcuni terreni risultati oggetto di sovvenzione comunitaria PAC, rapporti bancari e prodotti finanziari. 2 uomini di nazionalità ucraina di 39 e 31 anni sono stati fermati dalla polizia di Stato a Siderno perché ritenuti i presunti scafisti dello sbarco di 74 migranti avvenuto sabato scorso a Rocella Ionica. L'accusa formulata nei loro confronti è favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I 2 presunti scafisti avevano tentato di confondersi con i migranti, tutti iracheni e iraniani, soccorsi al largo a bordo di una barca a vela che si presume sia partita alcuni giorni fa dalla Grecia. Storica visita a Corigliano Rossano del patriarca Bartolomeo I, capo della Chiesa Ortodossa Mondiale, la città appunto di congiunzione tra le chiese d'Oriente e Occidente. Vediamo. L'incontro tra 2 mondi a Rossano, la città di San Nilo, l'abate che si adoperò affinché le chiese restassero unite evitando lo scisma. Rossano è una delle poche città del sud Italia dove sono convissute 2 chiese, quella apostolica romana e quella greco-ortodossa. Non è un caso che ad accogliere il patriarca Bartolomeo I, il capo della Chiesa Ortodossa Mondiale, sia stata la città bizantina. Un incontro storico, presenti sindaci, Bartolomeo ha pregato dinanzi l'icona della Chiropita. L'arcivescovo di Rossano Cariati, Giuseppe Satriano, ha detto che Bartolomeo è colui che insieme a Papa Francesco sta testimoniando che una chiesa cristiana ecumenica universale è ancora possibile, che questa riappacificazione possa ripartire proprio da un angolo straordinario della Calabria, dove 1000 anni fa si lavorò proprio per evitare la storica rottura tra Roma e Costantinopoli. Bartolomeo I ha visitato il patrimonio storico-religioso custodito nel territorio, il Codex, le chiese e le abbazie basiliane nella parte alta della città e per finire i tesori arabo-normanni che si trovano sulla costa. Serve maggiore consapevolezza, questo l'appello del sindaco Flavio Stasi, affinché davvero ritorniamo ad essere capaci di capire l'inestimabile valore artistico e culturale che questa città custodisce. Per noi la visita del patriarca è motivo di vanto e orgoglio, ma è anche un impegno a fare di più e meglio. Da Rossano a Catanzaro e Andrea Paterna, il nuovo comandante della Legione Carabinieri Calabria, subentra al generale di brigata Vincenzo Paticchio nella città capoluogo la cerimonia per l'avvicendamento. Vediamo.
I reparti schierati, il saluto alle autorità civili, militari e religiose presenti. Solenne cerimonia a Catanzaro per l'avvicendamento al comando Legione Carabinieri Calabria, presieduta dal generale di Corpo d'Armata Luigi Robusto. Il generale di brigata Andrea Paterna subentra al generale Paticchio, destinato al comando generale. Nel suo intervento di commiato, aperto con un minuto di silenzio in omaggio all'arma e al suo quotidiano impegno in difesa della legalità, il generale Paticchio ha rimarcato la grande vicinanza della gente. Sicuramente il lavoro con le autorità giudiziarie di questo territorio è un lavoro estremamente impegnativo, coeso, io lo definirei una compattezza sulla linea del fronte, però non vorrei che questo lasciasse l'idea che questa è una terra nella quale si combatte e basta, questa è una terra nella quale si costruisce, è una terra di cultura, una terra di sentimento, una terra di crescita sociale. Il neocomandante della Legione Carabinieri Calabria come ultimo incarico è stato a capo di Stato Maggiore della Regione Campania. Si è detto onorato di assumere questo nuovo prestigioso incarico in Calabria. Mi rendo perfettamente conto che si tratta di una legione di grande prestigio, una terra sicuramente bella, lo posso dire con assoluta certezza perché questa cosa l'ho vista con i miei occhi. Per il resto tutto ciò che ci sarà da capire, valutare, interpretare, stimare, insomma, lo farò da questo momento con i miei collaboratori che sono una preziosissima risorsa perché hanno già maturato un'esperienza importante e significativa su questo territorio, sia dal punto di vista umano che dal punto di vista professionale. San Giovanni in Fiore, capitale della cultura medievalista, grazie alla presenza di studiosi provenienti da tutto il mondo per il nono convegno internazionale promosso dal Centro Studi Gioachimiti. Vediamo. Si narra che attorno all'abbazia Florenze nacque il borgo di San Giovanni in Fiore, l'imponente complesso abbadiale considerato, insieme al santuario di Paola, il più importante edificio religioso della provincia di Cosenza. È qui che ha preso il via, presenti le autorità civili, religiose e militari del territorio, il nono congresso internazionale promosso dal Centro Studi Gioachimiti sul tema Ordine e disordine in Gioacchino, Gioacchino da Fiore di spirito profetico dotato, citato da Dante nel dodicesimo canto del Paradiso, il cui pensiero continua ad attrarre studiosi da tutto il mondo. San Giovanni in Fiore, la Calabria, in questo momento è la capitale della cultura medievalista, grazie a questa attività del Centro Internazionale di Studi Gioachimiti, che da 40 anni organizza congressi. Sono la testimonianza della vitalità di un pensiero, della validità di un'idea, che è quella di diffondere e divulgare il pensiero di Gioacchino da Fiore, non soltanto nel mondo accademico, non soltanto nel mondo degli studiosi, ma fra la gente comune. Il nostro obiettivo è quello di far conoscere Gioacchino da Fiore essenzialmente ai calabresi. Lo sport, il centrocampista senegalese Kanuté, una delle rivelazioni dell'inizio di stagione dei rossoblù, il gioiellino del Pescara, promette un pronto riscatto dei lupi. Intanto il direttore sportivo del Crotone, Ursino, elogia il lavoro della società alla vigilia della sfida contro la Cremonese, i particolari nel nostro servizio. Poteva essere il gol della domenica e forse le cose fra Cosenza e Pescara sarebbero andate diversamente. Invece è stata solo una grande azione personale quella di Frank Kanuté, che ha preso palla poco dopo il centrocampo e dopo aver saltato un po' di uomini ha concluso in porta costringendo Fiorillo alla deviazione. Quelli del Pescara ci conosciamo bene, poi Fiorillo pure ci conosciamo bene, però poteva andare meglio questo tiro qua, solo che ha fatto quel parato lì, quindi... Li proviamo magari la prossima volta. Peccato, ma resta il fatto che la prestazione del ragazzone senegalese è stata molto positiva, così come quella precedente contro la Salernitana. Il pubblico apprezza le giocate del gioiellino di proprietà del Pescara, giunto in Italia sotto l'egida della Juventus. L'impressione è che possa crescere e diventare un elemento imprescindibile nel centrocampo di Piero Braglia, non necessariamente come alter ego di Leandro Greco. Qua mi sto trovando bene, poi il pubblico è fantastico. Per me è una cosa nuova giocare questo stagio così pieno e tanta gente che viene a vedere le partite. È stata una cosa bella da vivere.
Il punticino raccolto nelle prime tre partite rappresenta un bottino misero quanto ingiusto per i lupi, che hanno giocato alla pari con gli avversari e pagato dazio per sfortuna e decisioni sfavorevoli. A Benevento il Cosenza proverà a invertire la rotta contro ogni pronostico e Canutè sa già a chi dedicare un successo o un gol. Prima che morisse la mia nonna, gli ho fatto questa promessa: quando diventerò grande mi guarderai in TV. E adesso vorrai dedicare una vittoria o addirittura un gol a tua nonna? Già da sabato, speriamo. Elogia la società il DS Orsino alla presentazione alla stampa di Bellodi, Marrone e Gigliotti, fa un'analisi sul mercato in entrata per i pitagorici e si dice soddisfatto del gruppo affidato a Stroppa, che regalerà grandi soddisfazioni. Alle porte c'è la sfida di sabato contro un'altra pretendente alla promozione, che fin qui ha un po' disatteso le aspettative di inizio campionato, la Cremonese di Rastelli. Abbiamo fatto, secondo me, come società un grandissimo lavoro e bisogna dare atto al presidente, che ha fatto dei sacrifici enormi quest'anno. Ve lo voglio dire, è stato un grande, perché qualsiasi giocatore che avevamo in testa l'abbiamo preso. Non c'è stato un giocatore che ha rifiutato il Crotone, ed è la cosa più bella. Poi la ciliegina all'ultimo è stata con Max Lopez, che secondo me anche lui ci darà una grande mano. A Soverato è stata presentata la nuova edizione di Chapeau 4.0, un appuntamento sportivo dedicato al volley con il torneo Città di Crotone, che vedrà in campo le formazioni di Serie A2, Volley Soverato e Marsala Volley, una di B1 e Cuba Volley Palmi e le padrone di casa della Pallavolo Crotone nel prossimo weekend. Ma questa iniziativa è dedicata anche l'assegnazione di alcuni prestigiosi premi assegnati a personalità che sono distinte nel mondo dello sport, fra questi il premio Chapeau 4.0, una vita per il volley a Giovanni Capocasale, Antonio Matozzo e la cetrarese Sandra Spaccarotella. A scuola adesso parliamo di scuola, torniamo a Cosenza con la scuola primaria di via Somalia, dove oggi si è svolta la festa dell'accoglienza, una scuola inclusiva frequentata da alunni di diverse nazionalità. Vediamo. Oggi è un giorno speciale, sapete qual è? È la festa dell'accoglienza. Oggi inizia una nuova esperienza. Hanno salutato l'inizio del nuovo anno scolastico in allegria con canti, poesie e filastrocche i bambini delle classi prime della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo numero 1 Zumbini di Cosenza. I piccoli alunni si sono esibiti con grande abilità, promettendo grande impegno durante il lungo percorso che li attende nella scuola primaria. Speranza, fiducia, tenerezza da parte dei genitori si sono intrecciate a gioia e curiosità dei bambini, pronti per iniziare un nuovo viaggio formativo. L'abbraccio rassicurante degli insegnanti ha permesso a tutti di partire per una nuova avventura. Quest'anno, in continuità con tutta l'offerta formativa che abbiamo realizzato nel triennio precedente, avvieremo le attività programmatiche avvalorate dalla offerta formativa che ci consentono i PON, per cui a breve le attività ludiche, motorie e manipolative saranno appunto potenziate anche da attività teatrali e dall'insegnamento della lingua inglese appunto con i fondi comunitari. Accogliere vuol dire anche integrazione. Nella scuola dell'infanzia di via Somalia, da un po' di tempo a questa parte, bambini di varie nazionalità giocano, scherzano, studiano e condividono un percorso educativo che può rappresentare un'idea chiave del fare scuola. Il nostro obiettivo principale è proprio quello dell'accoglienza. Per noi l'accoglienza è diventata per tutto l'istituto comprensivo è diventata una tradizione. Infatti accogliamo bambini, soprattutto italiani, ma molti di questi sono anche di etnie diverse. Diciamo che ci confrontiamo in maniera egregia e cerchiamo di realizzare sempre di più un clima sereno, dove le conoscenze, le attitudini, le attività vengono messe al primo posto. Chiudiamo con le previsioni del tempo.
Il cedimento parziale e temporaneo dell'alta pressione che ha dominato sino ad oggi sull'Europa centro-occidentale provocherà l'infiltrazione di aria più fresca da nord, che farà calare le temperature, provocando fenomeni instabili ed interessando buona parte del territorio regionale. Si tratterà comunque di un peggioramento rapido, in attesa di un weekend stabile con temperature nuovamente in aumento. Domani precipitazioni ancora e caratteri di rovescio interesseranno nella notte a cavallo con giovedì la Sila Greca, il Cosentino Ionico e il Crotonese. Durante la giornata nuvolosità variabile con possibilità di rovesci e temporali su Pollino, Monti dell'Orso Marso, Sila, in particolare quella grande e piccola, su Vibonese e sui versanti ionici di Reggino e Catanzarese. In serata cessazione dei fenomeni ovunque. Temperature in diminuzione più marcata sul Cosentino, rientranti ovunque nelle medie del periodo. Domani Tirreno Cosentino mosso, il resto dei bacini tirrenici poco mossi. Lo Ionio sarà ovunque mosso, localmente molto mosso, venti da nord-est moderati quasi ovunque, forti localmente sul Tirreno Cosentino e Golfo di Squillace. Sul Tirreno centro-meridionale, venti da est deboli. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al nostro sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, ci vediamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie a Michele Cava in regia, Giuseppe Costanzo in messa in onda, noi vi auguriamo un buon proseguimento.